Eccoci arrivati alla pagina dello sport che ci porta in un collegamento in diretta con Enrico Giancarli perché parliamo della partita di domani che attende il Pescara, o meglio è la Virtus Francavilla, Francavilla Fontana che attende il Pescara domani sera alle 21. Giusto Enrico? Sì, corretto. Ciao Marina, un saluto a te, naturalmente un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Si torna in campo subito dopo la delusione del big match perso 3-0 contro il Catanzaro. Il Pescara ha l'opportunità di rilanciarsi, lo può fare domani sera, inizio ore 21 a Francavilla Fontana contro una squadra che però, diciamolo subito, ha conquistato 14 dei suoi 16 punti proprio tra le mura amiche. Alberto Colombo, l'allenatore, il grande ex, ha vissuto una pagina importante della sua carriera allenando la Virtus Francavilla. Ci sono delle novità di formazione, Marina. Questa mattina la rifinitura a Silvi Marina con Tutta che sta molto meglio in ballottaggio con Desovus, soprattutto sta bene Crescenzi che giocherà dal primo minuto e sta bene Palmiero a centrocampo che riprende il posto davanti alla difesa con Kraja che verrà alzato come mezzala, ma la grande novità che avevamo già annunciato questa mattina sulle pagine del quotidiano Il Centro è Marco Delle Monache, il classe 2005 che torna titolare dal primo minuto nel tridente con Lescano e uno tra Desovus e Tutta. Questo dubbio lo porterà fino a domani il tecnico biancazzurro. Andiamola a vedere allora quello che potrebbe essere l'11 scelto per la partita, il turno infrasettimanale di domani a Francavilla. Pizzari tra i pali, Cancellotti e Crescenzi, gli esterni bassi con Brosco e Boben a completare la difesa, Palmiero vertice basso con Luca Mora che è insostituibile e con Kraja nel ruolo di mezzala in attacco, uno tra Tutta e Desovus con Lescano e Marco Delle Monache. Bisogna tenere alto l'entusiasmo, Marina, dopo i 13.000 spettatori presenti la sconfitta chiaramente ha fatto male, ma bisogna ripartire per rilanciarsi in questo campionato. A te.